Questa casa dello studente che aiuta tanti giovani a vivere a Milano e a costruirsi un futuro è intitolata Carla Acutis. Lei proprio in questi giorni nel pellegrinaggio diocesano presso la tomba di Carlo ha affidato i ragazzi ambrosiani a questa figura, segno che però anche la città Milano è attenta. Beh, Carlo Acutis è milanese, diciamo che si è formato qui, è andato a scuola qui e quindi credo che dal cielo possa incoraggiare i ragazzi di Milano ad aver desiderio di diventare adulti, di farsi strada nella vita per fare del bene. Ecco, quindi io chiedo la protezione del beato Carlo Acutis non solo perché ci siano condizioni praticabili di vita, ma perché ci sia un desiderio di vivere la vita facendo del bene. Ecco, questo che mi sembra che scarseggi nella nostra città, ecco, il desiderio di diventare adulti, di prendersi responsabilità, di dedicarsi al bene comune. Eccellenza, secondo lei perché Milano fa così fatica a essere veramente città universitaria? Qual è dei fatti? A volte sembra faticare a concepirsi come tale e a governarsi come tale. Beh, credo che questo richieda un'analisi più approfondita e di cui io non sono all'altezza. Ecco, concepirsi come città universitaria mi sembra un punto di vista un po' parziale, perché Milano è la città che deve essere città universitaria, deve essere città della salute, deve essere città della moda, deve essere città della finanza, cioè questi aspetti sono tutti una ricchezza di Milano. Quello che forse dobbiamo cercare è come possano convivere creando una città in cui sia desiderabile abitare per gli studenti, per i lavoratori, per i turisti, questa è la grande sfida, è che sia la città di tutti. Se questo magari può essere un incentivo a permettere a tutti i ragazzi di accedere agli studi in una città, comunque è una delle più carine d'Italia. Beh, come è evidente, è una iniziativa, è un'attenzione che deve essere presa dall'ente pubblico, cioè è chiaro che il privato è indotto a cercare il profitto e quindi la tendenza ad aumentare i prezzi è certamente scandalosa, perché non ha nessun credo argomento ragionevole e quindi è un approfittarsi del bisogno, ma questo non credo che si possa arginare né con delle prediche né con degli interventi normativi. Ecco, bisogna che l'ente pubblico prenda l'iniziativa di gestire questo servizio come altri e quindi io confido che questo sia un segno e che possa essere principio di un cambiamento, di una riforma, ecco, dell'uso degli spazi in città. Un momento importante, la dedicazione di questo spazio dedicato agli studenti a suo figlio Carlo, il beato Carlo 2.0, come ormai lo chiamano tutti. Qual è il suo sentimento in questo momento di madre? Sono contenta perché Carlo è sicuramente un ragazzo vicino alla loro epoca, no? Che ha vissuto quello che loro stanno vivendo, che ci teneva allo studio e ci teneva anche a dare a tutti la possibilità di poter accedere agli studi, perché spesso le città, sappiamo, sono molto care, ci sono dei problemi grossi e allora il fatto di creare queste strutture sicuramente aiuterà molti giovani a poter affrontare degli studi e credo sia proprio nella linea di Carlo, no? Che Carlo proprio sempre pensava agli ultimi, alle persone meno fortunate, ecco. Quindi questo sicuramente mi riempie di gioia e ci vedo un po' il segno di Carlo. Questa dedicazione significativa, importante, un ragazzo come tanti, più sfortunato di tanti perché è morto così giovane, ma che ha segnato una strada, non a caso è già beato e molti giovani lo considerano una guida. Beh, è un ragazzo che ha saputo nella sua breve esistenza dare un senso al suo spirito religioso, dare un senso a tanti ragazzi nel rinvenire nei suoi valori a cui affidarsi.
credo che siano esempi che devono essere guardati con grandissima attenzione, devono essere guardati con grandissimo interesse da parte di tutti. Regione Lombardia certamente in questo contesto non poteva non esserci, ma il suo sentimento proprio di presidente della regione qual è? In queste case popolari che spesso vedono magari gli studenti in difficoltà o comunque che fanno fatica a pagare affitti stratosferici, quindi bello che ci sia la casa dello studente. Ma guardi, credo che questo sia un esempio di come devono avvenire in futuro sia le rigenerazioni urbane che le nuove realizzazioni. Non bisogna creare quello che è stato l'errore più clamoroso degli anni 60, i cosiddetti quartieri ghetto. Bisogna fare in modo che ci sia un mix abitativo che consenta a tante persone di diversa estrazione di poter vivere e quindi creare una situazione di estrema sostenibilità. In questo caso poi il fatto che ci sia uno studentato e ci sia una RSA è un altro elemento che mette insieme due categorie di uomini e di donne che hanno necessità gli uni degli altri, che se sono vicini possono sicuramente darsi una mano e possono sicuramente creare le condizioni per una serenità. È un bel momento oggi per l'Aller, perché questa dedicazione è un po' anche un valore aggiunto, non è un nome tra tanti. Sì, no, assolutamente no, un ragazzo con caratteristiche assolutamente sopra la media e non a caso è stato scelto questo studentato, perché è la dimostrazione che in una rigenerazione urbana il mix tra giovani, studenti e abitanti delle case popolari può dare, diciamo, un valore aggiunto. Spesso noi veniamo criticati per tante cose, però questo è proprio è una testimonianza di come si possono fare le cose per bene, di come Aller non si occupa solo di case popolari ma si occupa anche di politiche giovanili. Non a caso noi abbiamo più di 1000 posti letto proprio nei confronti dedicati agli studenti che hanno necessità e problematiche su Milano, dove non riescono a trovare una collocazione con dei prezzi accessibili. Questo è un esempio per cui la scelta, diciamo, di un ragazzo con determinate caratteristiche molto, molto importante e un'intitolazione, diciamo, in un luogo di studenti, secondo noi è un valore veramente aggiunto.